Forse la disperazione per dei problemi economici o per un lavoro a rischio. Poi la decisione irremovibile di farla finita a due passi da casa. La stazione di Ostuni, ancora una volta teatro di un suicidio. Un gesto probabilmente premeditato, quello di un 38enne della Città Bianca che si è gettato dal finestrino di un treno in corsa a 200 metri dalla fermata ferroviaria. L'uomo, un ostunese trasferitosi a Milano per motivi di lavoro, viaggiava sull'Intercity Bolzano-Lecce per fare rientro a casa. La tragedia si è consumata intorno alle 10:20. Il giovane ha lasciato il suo scompartimento e ha camminato lungo il corridoio del convoglio prima di catapultarsi da un finestrino. È stata pronta la reazione di un altro passeggero che ha cercato di impedirgli di lanciarsi sui binari, trattenendolo per un braccio e per un lembo dei jeans, ma purtroppo il tentativo di salvarlo è stato vano. L'uomo è precipitato sul terrapieno, urtando violentemente contro la brecciolina. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Un'ambulanza del 118 ha trasportato il ferito al Perrino di Brindisi, dove poco dopo è deceduto per i traumi riportati, mentre altri operatori sanitari hanno prestato le cure necessarie al giovane che ha cercato di evitare la tragedia, in evidente stato di shock. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Ostuni, guidati dal dottor Angiuli, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Il traffico ferroviario lungo la tratta è stato bloccato per circa 2 ore. Soltanto 2 settimane fa un uomo di Corigliano d'Otranto si era lanciato sotto un treno proprio dalla stazione di Ostuni.